Ciao amici, ben ritrovati su Remnant. Mi sono perso. Allora, signori, ben ritrovati sul canale. Mi sono effettivamente perso dopo l'ultima live. Abbiamo vagato per questa zona Rom. E sinceramente, io non riesco a raggiungere la zona che mi manca sulla carta. È irraggiungibile. E per quanto riguarda tutto il resto, non ho idea di dove diamine sbattere la testa. Ok, ovviamente non vi tedierò con il mio vagabondaggio selvaggio, ma penso di esserci, penso di aver trovato la via. Andiamo un attimino avanti. Diamo un occhio dove ci siamo cacciati. Mamma mia, le mie retine. Troppa luce. Troppa luce non mi piace. Marchio, Dark Souls 3, fammi vedere. No, questa mappa è nuova, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ho trovato la via, ma no, no, che felicità! Che felicità! Ecco, Ok, guarda, ci siamo. i cavernicoli. Voleva. Come al È solito mi stata tosta. attaccano in 15.000, ma questo ormai è una prassi per quanto riguarda Remnant. No! C'è il cicciosauro. Distruggilo. Madonna. Grasso. No, 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 tricheco. Porca puttana quanto sei. Oh, però. Senza elmo com'è? Merda. Ho preferito picchiarlo. Continua a sanguinare. Continuo ad avere il marchese. Ok. Bendatina. Ah, così, basta, veloce, rapido, dai, buono. No. Ma perché tu ti fai i cavoli tuoi? Guarda, ti faccio vedere la mia nuova arma, corpo a corpo. Ah, no, pam! Sono vecchio. Ah, no, fa malissimo. Ma a dire il vero, come danno? Pam! In teoria fa meno della spada che avevo, però, cazzarola. Eh sì, scheletruzzo. Aspetta che carico. Bravo. Ciao. Salutami in Canada. Bene, bene, dai. Me la sono vista brutta però. Wow, è Piombo finita. rovente, risolvi sempre tutto. Io ti giuro che se ci fosse l'opzione per togliere i commenti di sto ritardato che ho come personaggio, come protagonista, guarda. Sarei felice. Avrei pagato volentieri 5 euro in più il prezzo del gioco solamente per avere quell'opzione. Te lo giuro. Il melee continua a farmi cagare, ok? Comunque, detto questo, proseguiamo. Ho voglia di isolarmi un attimo. Fare. Oddio, i tesori. Fare un vicchio old school. Anche se è un gioco che, devo dire la verità, in live mi garba. Qua che cosa ci sarebbe? C'è tutta una zonetta. Noi potremmo andarci a fare un bel dungeon. Bastardo. Che dite? Pezzo di merda. Ok, ormai ho continuato È in stata questa tosta. direzione e penso che io debba proseguire, dato che le cure sono un po' striminzite e mi serve un falò. Perché chiamarlo posto di blocco mi rinnega la vita, quindi. Madonna, che smirata! Sì, ma quanti nemici hanno. No, un altro tricheco del cesso. Piaciuto? Sto pompa pizzica, eh? È andato in berserk, anzi, in stato di furia. Obeso! Quell'armatura di spine mi sta salvando
la pelle. Però devo fare una robina, aiuto. Dai, dai, dai. Ok, ho finito le cure. Buono. Se prima avevo bisogno di un falò, adesso ne ho necessità assoluta. Che pedanti che siete, mamma mia. Mamma mia. È stata tosta. Io bravo doppiatore. Bravo. Proiettili, Cribbio. Cribbio. Per un'Italia unita siamo tornati e sono sceso in campo. Nuovamente. Cribbio. Sti rottami. È una civiltà andata perduta. È un mondo parallelo, ma a me richiama veramente una rovina di una città moderna. Ma può anche essere, essendo un mondo parallelo, qui potrebbe essere una civiltà che è nata sopra le ceneri della vecchia umanità. Dove cacchio? Ok, ci stiamo avvicinando a un qualche shows. Qua? Dall'altra parte, giusto? Eh sì, shortcut. Faccio il giro. Cerchiamo di togliere dall'oscurità la maggior parte di mappa, in maniera da poter girare con un po' più di calma. E quello è uno shortcut, ci arriveremo da un'altra parte, però possibilmente potrebbe essere già accessibile da questo lato. Chi lo sa? Che strano insetto. No, invece è chiuso. Quindi devo fare... Vedrai, sarà accessibile da quel dungeon. Ci vediamo nel dungeon. Ho notato adesso che potenziando le armi diventano un po' più root, diventano più alberesche. La cosa mi piace, no. Boh, ci siamo. Una sedutina terapeutica, ricarichiamo un po' il tutto e let's go. Vediamo, aspetta un po'. Ping. Qua mi danno della roba. Io zitto zitto cacchio cacchio, ma non l'ho già fatto. Non posso averlo già fatto, questa zona è nuova. È che sono piuttosto simili queste zone tra loro, questi dungeon, soprattutto nella parte iniziale, e il déjà vu è forte in questo titolo. Ma aspetta un attimo, tu sei una cassa, tipo? Assolutamente no. Potenziare anche questa mazza potrebbe essere una buona idea. Devo vedere quanto mi costa, però. No, tu, no, tu. Puzzi. Los souls maledetti. Quanti? No! Ma che pezzo! Non ti stanni? Lezzo. Lestofante. Qua ci si cade male. Qua invece si può andare. Adoro sgrillettare con questa pistola. Che detta così. No! Chi è? Sopra? C'è uno che rutta. Vabbè, solite cose. Basta. No, c'è suo cugino. Guarda che è arrivato. Oh merda, hai sentito? Oh, che bei cazzi! No, bei cazzi! Chi sei? Sciocco! Ma caro mio! Ti fotto dalla vista! Scusami, hai ragione. Sono stato stupido. È morto. No, ti prego. Basta con l'estata tosta, ti prego. Oddio, ho visto un droppino. Sì, caro, mi piacerebbe prendere quella roba viola, ma ci sono dei brutti personaggi. Mi bevo una pozione, no? Glu glu, yes. E in due, vabbè. Si compenetra tutto questo gioco. Cazzo, ho fatto il giro, sta troia. Ho finito i colpi? Una bella storia, dai. Oh cazzo, la roba viola. Muore, cesso.
sono trovato. Fascia della forza, aspetta un po'. No! C'è quell'aberrazione inenarrabile che mi insegue, mi fa anche un po' schifo alle gonadi. Se potesse starmi alla larga. Stannati, cesso. E vabbè, grazie. Sei morto. Morto, ma ancora non lo so. Chi è che urla? Chi è che urla sempre sto gioco? Diamo un occhio all'oggetto che ho trovato, che è stato bello. Ma non è qui. È un robo. Non c'è posto per i deboli tra i buri. Vengono allontanati così che la tribù possa sopravvivere. Aumenta il danno da mischia del 10% per 10 secondi. Dopo un'uccisione si accumula fino a 3 volte. Non mi frega niente. Il millì lo evito come la peste. Sì, dammi tutto. Sinceramente non... Al momento no. Devo trovare un'arma che mi piace, ma penso che potrei potenziare la mia spada base. Non mi dispiace neanche questo mazzuolo, mazzuolo dalle immani fregole, però... Boh, è proprio il sistema che non mi piace in questo gioco del corpo a corpo. Proprio fatto un po' bislacco. Un po' come tutto il gioco, un po' bislacco, però vabbè. Dio santo! Che camperi dietro gli angoli, teschietto della pece. Buono. Poco amico. Sì. Tanta gente però nella mia vita. Porca troia. Ma no, ma che sei un figlio dell'Androcchia tu, il tuo braccio del Cristo. 2 ore ci mette a riprendersi da un'animazione. No, ma puoi evitare di venire qui a rompermi le palle? Vorrei un fucile d'assalto, ti giuro. Ne sento la mancanza di un alto DPS. No! Anche se non mi dispiace questa pistolettona. No! Ecco, crepa un po'. Grazie. Grazie. È finita. E grazie. Ah, è un tomo, ok. Punto esperienza gratuito. Quindi scoppi? Sei incastrato? Zio. Oh! Non ce la fa, vale. Oddio. Ok. Chi sei tu, lezzino? Sei un morto, semplice. Oddio, è veramente pieno di nemici, troppo. Vai via, braccio. Aspetta. Ti piacerebbe? Vabbè. Yes. È stato molto bello. In questo caso. Mio Dio, quest'uomo. Quest'uomo e la sua laringe. Adrenalina, va bene, va bene. La piglio. Poteva non fare un bel personaggio protagonista muto. Muto di trama. Muto di trama. Il prescelto. Ok, ma deve essere muto. Ok, mi stai continuando a dare adrenalina. Mi vuoi indicare che sarà molto utile contro il boss? Ti incontrerò. Ma perché spari lì? Cazzo. No. Non fare il bastardo. Mi attacchi dove non posso arrivare. Ho finito i colpi. Ho finito i colpi. 6 colpi di pompa. Boh. Ok, 5. Due colpi. No, cazzo, 2 colpi. No, devo usare la cassetta. Devo usare la cassetta medica. Intanto mi curo, va. Scusate un attimo, aspetta. Ok, arrivo, Tiro fuori
le mie gioie. Boh, sono di nuovo vivo, eh. Cazzo, dietro c'è anche il cugino. Muori. Tanto non mi piglio qua. No, cazzo, mi piglia. Guarda che c'è pieno di bomboni. Però non è fortissimo. Questa cosa mi allieta. Siamo al landing? Oh, siamo alla fine. Godo. Godo. Dovrei aver trovato un po' tutto quello che c'era da trovare. Bene. Sì, adesso ci godiamo un bel caricamento, ragazzi. Allora, onde evitare di avere anche solamente due proiettili in meno. No, bastardo, mi risiedo. Perché sono un anarchico, sono un ribellino. Dai, dai, è forte. Direi, mettiamo i punti. Ma sì, dai. Abbiamo due punti caratteristica. Caratteristica, mani veloci. Io questo lo vorrei a 10. Io lo vorrei a 10. Però, cioè, questo qua da più 26. Io pensavo fosse una percentuale, ma effettivamente ho 27 in più di salute. Quindi se prima avevo 100, c'ho 127 e mezzo. Così vado a 130. Non vale la pena alzare il vigore, secondo me. La robustezza è la stessa identica cosa. Questi invece sono in percentuale. Quindi la percentuale è già qualcosa di più. Tipo il 10% in più di esperienza. Non mi fa schifo. Perché sei uscito? Ho toccato qualcosa? Metterei anche a questo punto resistenza elementale. Via. Via. Questo gioco sto mettendo punti alle cose dove solitamente non me ne sciacquo abbastanza la scrotella, però fa lo stesso, anche perché qui gli status sono tosti. Boh, vediamo che cosa ci aspetta. Nella nebbia, chi sei? Sono 87 milioni di minion. Cazzo, è grosso questo. È il Tyrant! Oh, è Giro, è il Tyrant! Madonna, che schifo che fai! No! Aspetta un po'! Eh sì, la putta! Ma sei... Ma questo è scemo, cioè, perdonami. Perdonami, ma tu sei fuori, mi faccio una bella pera! Oh, vedi mo che ti stanni. Dove va? È scappato. Oh, che fico. È scappatissimo. Ah no, la mia... Oddio, no. Ecco, lo sapevo che arrivavano. Arrivavano le merde del creato qui. Testa di merda. Porca troia. Faffanculo, ma quanto sei stronzo. Minchia, cominciamo, cominciamo. Questo qua è i suoi minion di merda. Vabbè. Ci riproviamo. Sono lì. Va bene, cioè non va bene per niente, bevo. Ok, lui adesso scappa, quindi arrivano i minion. Io sto qua, provo a stare qua, poi mi butto giù. Sì. Puoi metterci pelino meno a... Ah, esce anche lui, il bastardo. Aspetta un po'. Figa, ma sono più veloci. Che palle, sto gioco. Curati, va. Armatura di spine. Ok.
La rottura di spine mi salva. Sei troppo lento, cazzo. No, avevo un colpo in canna, cazzo, e basta, aiuto. Aiuto. Buono. Devo recuperare un po' di proiettili dai nemici che ho ucciso, sennò... Ecco, tipo questi. Non gli ho tolto niente a lui, però. Mi prendo un'altra di queste, va. Ho bisogno di più DPS, di più proiettili. Cazzo. Guarda che merda il melee. Ma guarda che merda, guarda che merda. Dio Cristo. Ecco, te ne puoi andare. Bravo. Non è male questo boss. Cioè, è carino da affrontare. Il problema di questo gioco è che, come al solito, se lo fai da solo bestemmi. Se lo fai in tre è impossibile. L'equilibrio migliore sembra farlo in due. Merda. Corri però, Cristo. Vai! Poi mi arrivano dappertutto. Buono, stannato! Oddio! Baby! Ok. Ma baby, ma... Figa che palle questi! Guardali! Niente. Cazzo. Devo curarmi. Ma dove cazzo sali, coglionazzo? Ok, infilati in questo buco. Sì, deve arrivare Gino Pilotino qua. No. Vai. Volevo curare. No. Ma guarda che merda. No. Sì, vabbè. Lo danno gliene facciamo, però. Dai, che abbiamo passato la metà. Puro, va. Non c'è. Madonna, quanti. Scappa. Vai, curati. Ok. Oddio. No. Dai che si è buggato. È un problema però.
Cioè, il problema sono sempre sti minion, eh. Cioè, sono veramente troppi. Si è stannato. No. Un'armatura. Ok. Sì, va bene. Dai, non ci credo. Cioè, io non ci voglio credere davvero, cioè, non ci voglio credere, madonna, equilibrato da un celebro leso sto gioco, porca puttana. Ma che cazzo lo fai per una persona se poi non sei capace di programmare, madonna. Cioè, ci devo arrivare a livello 8000? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Sono a livello 56? Cosa devo fare? Allora, sono andato a potenziarmi le armi perché... pistola fa un danno in più. Questo in teoria fa un po' più male. Boh, e infatti gli abbiamo tolto praticamente metà di vita. Buono. Buono, buono. Cazzo, mi sono dimenticato che c'erano loro. Ho rimesso la spada, ovviamente. No, c'è gente dietro. Molto lento. Vorrei una cadenza un po' più alta. Però fa male adesso, cazzo. Oh, adesso è sciotta. Oh no. Cazzo da quel ciccione. No? Guarda che bastardo. Eccolo qua. Niente. Vai giù. Dobbiamo curarci, no, di qua che è chiuso. Più che puoi, più che puoi. Ok, questa non è una brutta zona. Vai. Cazzo vuoi? Molto meglio la spada, perché posso farla a fondo. Vabbè, però... eccolo! Scappa, scappa che è stannato! Sono dei guai! Qua c'è chiuso, voglio andarmene. Dai. Forza. Aiuto. Dai. Ma basta, minion! Cazzo, che palle!
Dov'è? Dov'è che l'ho beso? Dove sei? Ma... Continua a scapparmi. Non l'ho bevuta. Sono nei guai. Non c'entra. Non c'entra. Non c'entra. Ok. Verso di merda. Sei un figlio della... Dai. E muori, vaffanculo, mamma mia. Più 9, madonna, esperienza 1000, vacca boia. Trofeo guadagnato, buon inizio. Geodetermico, ullo. What is this thing? E caratteristica sbloccata, ripristino, quanta roba. Il fuoco che... Ok, questo abbiamo visto. Chiave, eccola, finalmente. Possiamo entrare... Dall'altra parte, forse, una preziosa risorsa portata dall'erpice che può essere utilizzata per forgiare una potente arma. Ok, l'arma del boss in questo caso. Questa invece, quando viene posizionata sull'altare della Porta del Sole, genera una forza abbastanza potente da distruggere i cristalli protettivi. Bene, nonostante il deserto sia caldo, la chiave rimane fredda come il ghiaccio, scura come il nero che si trova dietro le stelle. Che bello! Ma non era neanche male questo boss, devo dire la verità, mi piace l'idea di... Non c'entra. Vattene, fanbego, di picchiarlo un po'. E... per farlo scappare. Non è male. Solo che devo fare il giro adesso, porca troia. E... l'unica cosa è che sti minion, veramente, ti portano al dover potenziarti sempre comunque. Adesso mi ammazzo per la caduta. Quindi devi, sto gioco se lo fai da solo devi farmare come un nadero, devi avere delle armi assolute, quindi non basta farti la zona e proseguire, devi proprio rifartele e rifartele per arrivare OP al prossimo boss, perché io ci sono arrivato con le armi che nella zona andavano bene per i nemici, ma contro di lui avevo bisogno di fargli danno più in fretta, quindi ho dovuto potenziare e spendere tutto. Vabbè signori, prossimo appuntamento, che vi devo dire.